Ho intitolato questa recensione Avrei voluto amarlo, perché vi giuro che è così, perché è da quando ho iniziato a leggere sui book reader che aspetto un ebook reader a colori, perché oltre ai libri leggo anche tanti fumetti e oltre che su carta mi piacerebbe leggerli anche in digitale. Al momento li leggo su iPad, ma sappiamo tutti che la retroilluminazione dà fastidio alla vista, specialmente prima di andare a dormire. E quindi è una vita che aspettavo un ebook reader con display e ink a colori. Finalmente è arrivato, si chiama Pocketbook Color, è il primo ebook reader a colori che viene commercializzato in Occidente. Avrei voluto amarlo, ma purtroppo non è andata così. Rimanete con noi dopo la sigla che vi racconto tutto. Quindi sì, alla fine con Pocketbook Color siamo rimasti soli amici, non è scattata la scintilla d'amore, nonostante, come dicevo prima della sigla, lo aspettassi da un sacco di tempo. E sono sicuro che lì, in mezzo a voi che mi state guardando, ci sarà un sacco di gente che aspettava un ebook reader a colori, perché è una cosa che mi viene chiesta ciclicamente, quando arrivano i primi ebook reader a colori per leggere i fumetti. Anzi, sono curioso di sapere quanti di voi leggono sui ebook reader, quanti di voi hanno un Kindle, un Kobo, e quanti vorrebbero un ebook reader a colori. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se leggete fumetti, se li leggete su iPad, oppure se non leggete fumetti digitale perché avete un Kindle, un Kobo e quindi il display ovviamente non è adatto. Insomma, ditemi un po' quali sono i vostri rapporti con la lettura in digitale e già che ci siete, se questo video vi piace, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti su ebook reader e non solo. Bene, quindi questo è Pocketbook Color. Prima di passare ai miei commenti, vediamo un po' come è fatto. La cover sul retro è in plastica, è anche un po' una plastica un po' fragilina, si è graffiata parecchio. Non l'ho usato con particolare cura, cioè, o meglio, l'ho usato normalmente senza una cover, però ci sono un po' di graffi. Mentre sulla parte frontale, la prima cosa che risalta, fatta eccezione per il display sul quale ci torniamo tra un attimo, sono i quattro tasti nella parte inferiore, tasti per avanzare di pagina, avanti e dietro, e tasto home e tasto per il menu. Io sono un grandissimo fan dei tasti fisici per cambiare pagina, non sono contento che siano diventati un'esclusiva dei modelli di fascia alta, in particolare di questa implementazione che ha fatto Pocketbook dei tasti. Mi piace moltissimo che c'è la possibilità di personalizzare quel che succede con doppio clic e clic prolungato. Quindi, insomma, anche una certa ricercatezza, ad esempio io con doppio clic del tasto menu ho impostato di catturare gli screenshot, per fare un esempio, mentre clic prolungato del tasto home apre il multitasking, perché sì, c'è anche il multitasking. Ci sono un sacco di cose, come vedrete, su questo Pocketbook Color. Infine, nella parte inferiore troviamo il tasto di accensione e spegnimento, lo slot per la micro SD perché la memoria è espandibile e il connettore che purtroppo è un micro USB. Ma passiamo a parlare del display, che poi è quello che ci interessa principalmente. Quando si sblocca il Pocketbook Color, la prima cosa di cui ci si accorge guardando il display è una sorta di texture, una specie di matrice fatta da tanti puntini che sembrano quasi sporcare, tra virgolette, il display. Questo ci si fa caso specialmente se si è abituati a leggere su un ebook reader, perché mentre sugli ebook reader classici con un display e ink carta, che è l'ultima generazione montata su praticamente tutti gli ebook reader degli ultimi 2 anni, ecco, i display di quegli ebook reader lì spiccano per una forte uniformità, no? È come se le parole fossero effettivamente stampate sul display e quindi si ha la stessa identica impressione che si ha con la carta, dove le parole sono un tutt'uno, tra virgolette, con il foglio. In questo caso non è proprio così, secondo me. Ci si accorge che c'è qualcosa di diverso, ci si accorge che si sta guardando un display. Perché? Perché c'è questa texture che si intravede, che altro non è che il filtro RGB, una matrice RGB che rende possibile la visione dei colori. Perché come è fatto il display di questo Pocketbook Color? Sostanzialmente è un pannello e ink carta, quindi quello classico degli ebook reader, dove i pixel possono essere solo accesi o spenti, con sopra una matrice RGB. Quindi una specie di filtro che applica il colore e quindi fa sì che un singolo pixel che può essere solo bianco o nero diventi colorato. E diventi colorato con uno dei 3 colori di base, red, green o blu. Tutti gli altri colori vengono invece generati mettendo insieme dei pixel rossi, verdi o blu. Quindi cosa succede? Che per avere un singolo pixel colorato è necessario unire insieme più pixel
che sarebbero quelli utilizzati dal pannello e ink carta. Il risultato è che su questo stesso ebook reader, su questo Pocket Book Color, si passa da una densità di pixel di 300 ppi per i contenuti in bianco e nero, quindi libri normali, a una densità di pixel di soli 3,100 ppi per i contenuti a colori. Tenete presente che questo può succedere anche nella stessa pagina, quindi su una pagina di una rivista, ad esempio, il testo viene renderizzato a 300 ppi, mentre la foto a 100 ppi, per il motivo che stavo dicendo prima. Questo tendenzialmente si nota. Leggendo i fumetti ci si rende conto che il testo è più sgranato e più sgradevole da leggere rispetto a quello di un libro, ma secondo me non è un enorme problema, se non altro perché non abbiamo mai visto ancora un display e-ink che offra una risoluzione maggiore, quindi tutto ciò che sia e-ink a colori è già di per sé rivoluzionario, è una roba che è folgorante. Le prime volte che l'ho utilizzato per vedere i fumetti ero un po', ammetto, sorpreso, emozionato. E devo dire che il colore è davvero un valore aggiunto sugli ebook reader ed è una cosa della quale ci si rende conto subito, al di là dei fumetti, perché è ovvio che nei fumetti sia un valore aggiunto, ma anche nei PDF. Mi è capitato di sfogliare un PDF universitario e vedere i grafici a colori, ma anche banalmente vedere del codice. C'era un esempio del codice Java in una slide ed era colorato con i modificatori in viola e così via. Ecco, per tutte queste cose, ma anche per poter leggere come si deve una rivista che include delle immagini, ma anche banalmente per vedere le copertine dei libri, sono tutti elementi che siamo abituati a vedere a colori, e ritrovare a colori in un ebook reader è fantastico, per quanto ovviamente i colori di questo ebook reader siano slavati, siano un po' smorti, ma non è neanche questo il problema, non è questo il motivo per cui non è scattato l'amore, come dicevo all'inizio. I motivi per cui non è scattata la scintilla sono due. Il primo è legato al display, il secondo è legato al dispositivo nello specifico, a Pocket Book Color. Partiamo dal display. Il display è tutto quello che vi stavo dicendo finora, quindi rivoluzionario sotto tanti punti di vista perché il colore è bellissimo, d'altra parte è troppo piccolo. 6 pollici sono troppo piccoli per i fumetti. Questa non è una colpa di Pocketbook, perché di e-ink Kaleido attualmente questo modello da 6 pollici è l'unico che c'è in commercio, quindi era una scelta un po' obbligata, ma sta di fatto che sono riuscito a leggerci tranquillamente un vecchio classico Disney, uno di quei miti greci riadattato con i paperi. Ci ho letto PK, un po' di numeri di PK, ho letto un Dylan Dog Color Fest, però per tantissimi altri fumetti non ho potuto leggerlo perché questo schermo è troppo piccolo. Avevo provato a sincronizzare un fumetto di Gibi, avevo provato a sincronizzare Watchmen di Alan Moore, sono tutte cose per le quali 6 pollici sono veramente troppo piccoli. E purtroppo, come vedremo tra un attimo, zoomare non è una cosa ancora fattibile. Cioè, o meglio, si può fare tecnicamente, ma diventa troppo frustrante leggere un fumetto zoomando su ogni singola vignetta perché l'interfaccia è tendenzialmente lenta. E questo ci porta al secondo motivo per cui questo Pocket Book Color secondo me è stato un po' un dispiacere, non l'ho potuto apprezzare come avrei voluto, ossia che è vittima di una serie di rallentamenti che diventano davvero frustranti in alcuni casi. Ed è un vero peccato, perché su questo Pocket Book Color ci sono una marea di funzioni utilissime anche. Alcune funzioni che davvero non si vedono praticamente mai più negli ebook reader moderni. Penso in particolare al reflow del testo, che è una cosa che per me sarebbe fondamentale. Il reflow del testo, per intenderci, è quella funzione che fa sì che in un PDF che contiene testo, il testo venga riadattato per essere contenuto nelle dimensioni dell'ebook reader. Questo ci permette ad esempio di leggere una rivista che altrimenti non sarebbe leggibile zoomando avanti e indietro. Ma poi ci sono anche un sacco di altre funzioni, c'è il supporto agli audiolibri e al text to speech collegando delle cuffie via Bluetooth. Tra l'altro il text to speech è lo stesso che c'è su Pocket, quindi se siete abituati ad ascoltare gli articoli su Pocket, su questo qui vi troverete la stessa voce, che è davvero ottima come motore di sintesi vocale, secondo me è molto molto buono. E poi c'è la microSD, come dicevo prima, e poi i
colori danno la possibilità di sottolineare con colori diversi e quindi trovarsi le note già suddivise per colore, quindi potete assegnare, non lo so, in verde mi metto le citazioni sulla vita, l'universo e tutto quanto, in rosso mi metto le citazioni sull'amore e così via, e quindi trovarvi già una segmentazione già fatta. Ma poi ci sono anche delle applicazioni, ci sono dei giochi, io ho fatto una partita a scacchi con questo Pocketbook Color, c'è il dizionario, vabbè, ovviamente c'è un lettore di feed RSS, ci sono tantissime piccole funzioni che sarebbero davvero ottime per un ebook reader. Questo è un sistema proprietario di Pocketbook basato su Linux. C'è la sincronizzazione via cloud, quindi la possibilità di sincronizzare i vostri libri tramite il cloud di Pocketbook, c'è la sincronizzazione via Dropbox, c'è la possibilità di inviarsi degli ebook tramite email, che è una roba che Kobo non permette di fare, per esempio. Quindi davvero una marea di funzioni interessanti. Il problema è che tutte queste funzioni diventano un po' superflue se poi ci si rende conto che nell'esperienza quotidiana a volte l'interfaccia zoppica davvero tanto. E intendiamoci, non è davvero sempre così. Sarei scorretto nel dire che su questo Pocketbook Color non si possono leggere tranquillamente dei libri o dei fumetti, a patto che i fumetti siano adatti al formato di 6 pollici, perché alla fine tutto sommato ci ho letto 2 libri. Finché il discorso è fare avanti, avanti, avanti di pagina per leggere, va tutto bene. Il problema è che poi anche per fare delle operazioni banali come sottolineare, a volte diventa frustrante, per non parlare del reflow del testo nelle riviste. Ci avevo caricato dei numeri di internazionale e i primi giorni ero contentissimo perché riuscivo a leggere finalmente degli articoli da un ebook reader, che era una roba che sognavo di fare da una vita. Poi dopo il secondo giorno improvvisamente ha iniziato a darmi una marea di problemi che poi sono perdurati, è da 2 mesi circa che lo sto provando e posso dirvi che l'esperienza utente è davvero tanto altalenante. Ci sono delle volte che apro un PDF e sistematicamente, proprio al cambio della pagina, si frizza e a quel punto puoi uscire, puoi killare l'applicazione dal task manager, ma la verità è che per sperare di far rifunzionare i PDF devi riavviare. E ci sono tutta una serie di piccole imperfezioni di questo tipo che su un dispositivo che comunque costa 200 euro non sono esattamente bene accette. È un peccato perché il Pocketbook Color è un dispositivo coraggioso, è il primo ebook reader a colori che arriva sul mercato in Occidente, è un dispositivo che ha anche tante cose da dire a livello di sistema operativo, perché ci sono una marea di funzioni che sono quelle che stavo provando a raccontarvi. Il problema fondamentale, secondo me, è che la tecnologia, e in particolare la tecnologia di un ebook reader, quando la utilizzi deve scomparire. Quando tu leggi un ebook non devi pensare di avere in mano un ebook reader, non devi pensare di avere in mano un dispositivo, tu devi essere dentro la storia, non puoi perdere tempo a sottolineare, perché sottolineare deve essere un'operazione semplice quanto lo è su un libro di carta. Se sottolineare diventa più difficile di prendere una matita e sottolineare una riga, perdi tutto il mood, non hai più, interrompi il flusso di lettura, e interrompendo il flusso di lettura ne perdi anche come lettore, e a quel punto ti domandi: ma perché devo leggere su un ebook reader e non sul libro di carta, se devo perdere il filo e perdere quella magia che tutti i lettori conoscono? Ed è per questo che purtroppo non mi sono innamorato di questo Pocketbook Color. È un bellissimo oggetto, gli e-ink a colori prima o poi saranno il futuro, secondo me non siamo ancora pronti, intendo proprio tutto il mercato non è ancora pronto. Io a Pocketbook li ringrazio per avermi inviato questo dispositivo, per averci provato a fare un primo ebook reader a colori, perché è davvero una milestone in ogni caso, è un primo passo in quello che sarà il futuro degli ebook reader. Può essere utile se leggete fumetti con il formato magari Bonelli o un po' più piccolo, però non vi aspettate di poterci leggere graphic novel, non vi aspettate di poterci leggere troppo comodamente i PDF e così via. Quindi per questa recensione di Pocketbook Color è tutto, trovate maggiori dettagli nella recensione testuale che vi lascio con il link qui sotto in descrizione. Come sempre, se avete dubbi, domande su questo Pocketbook Color, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, cercherò di rispondervi. E niente, io sono Giuseppe, non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video qui su smartword.it. Ciao, alla prossima!